naturalmente alla Lazio. Noi abbiamo pensato di fare una parte dedicata alla Legnano sportiva, alla Legnano che si è distinta nel ciclismo professionistico, partendo, facendo un percorso che parte dal 1927, primo mondiale vinto, quindi con la bicicletta del Binder nel 1927, secondo mondiale vinto dal Binder nel 1932, passiamo attraverso il Tour de France del 1938, vinto da Vatter, che occupa praticamente il secondo box della mostra, per arrivare poi fino all'ultimo alloro, quello che potremmo essere l'ultimo alloro e che a tutti gli effetti è, quindi nel 1988, la vittoria del mondiale con Maurizio Fontes. Una vicenda un po' anomala, nel senso che la produzione delle biciclette in città è proseguita fino al 1972-73, quando la bicicletta 88 la produzione era già portata all'esterno. Diciamo che quindi da questa parte troverete esposte le biciclette storiche del mondo dello sport. Poi però abbiamo pensato che Legnano non è soltanto competizione, è stato sì una parte competizione perché ha aiutato anche il marketing della bicicletta, però Legnano è la bicicletta di tutti i giorni, quella che si usava, perché Giampiero mi raccontava, vedeva quando era bambino, vedeva i dipendenti della Legnano che avevano la fabbrica vicino alla sua abitazione e lui vedeva uscire alla fine del lavoro tutti insieme alla bicicletta Legnano, quindi per fascino la bicicletta di tutti i giorni. Quindi abbiamo le biciclette semisportive, chiamiamole così, le biciclette da passeggio e le biciclette quelle pieghevoli che facevano un po' concorrenza alla Graziella della Carnelli negli anni 60 e che vengono tra l'altro venivano pubblicizzate con frasi che potrebbero essere di estrema attualità, quindi la possibilità di utilizzare una bicicletta per evitare il traffico, allora si diceva, insomma, eravamo negli anni 60, possiamo immaginare adesso che c'è anche una nuova sensibilità nei confronti delle biciclette. Abbiamo poi un pannello in cui invece che fino a che un po' la storia delle aziende che hanno prodotto a Legnano la bicicletta Legnano, quindi praticamente il 20 settembre, nata per Bosit e poi l'altra in fondo che adesso a Savonino è diventata poi nei secondi anni 70 Diplomatic. Poi ci sono due stabilimenti storici che dal 1907 poi arrivare fino ai primi anni 70 hanno contribuito alla produzione della bicicletta Legnano qui in città. Abbiamo un tabellone in cui vengono elencate tutte le vittorie Legnano, sono veramente tantissime, credo che non ci sia un altro marchio con una lista simile di vittorie sia in tour sia nel corso di un giorno. Abbiamo scelto un po' un'immagine portalegnante, tra la nostra quella che vedete nel poster, che vedete poi a fondo tutti i tabelloni, però è un'immagine significativa per vari motivi, perché vedete insieme la base del 1922, è generalità del 1922, l'anno prima, 1921, la Legnano con Giovanni Monero aveva vinto il suo primo allora in una corsa tappa, il primo giro d'Italia. Nel 1922 Monero si ripeterà. Questa fotografia secondo me è straordinaria. Io credo che sia l'ultima tappa, probabilmente la Torino Milano, per ripetere il giro d'Italia. È una sorta di ristoro, secondo me qua si vedono più elementi. Si vede la parte della competizione sportiva, si vede la squadra che compete e converge con un unico obiettivo da raggiungere. Alla fine di quel giro d'Italia, i primi quattro posti si sono classificati 4 con le tre Legnano, quindi evidentemente una squadra strapotente. E qua sullo sfondo c'è la gente che guarda con l'ammirazione, con l'ammirazione e rispetto per il campionato veramente eroe, per il Giro d'Italia con 10 tappe, tutte tappe da circa 350 km, il Giro d'Italia si chiuderà con una media totale superiore ai 25 km all'ora, una cosa secondo me impressionante, se si pensa ai mezzi, se si pensa alle tre di allora e se si pensa alla lunghezza dell'Italia. Allora, secondo me questa immagine riassume anche il fascino della bici e il fascino della bicicletta di Legnano, a continuare ad esistere ed è giusto ricominciare a parlarne a tempo fa.